Tutto nasce nel 2006 da un gruppo di persone determinate. Con la costituzione dell'associazione Grilli Venezia viene decisa l'apertura di uno dei primi meetup in Italia. È l'inizio della nostra storia. Beppe, grazie alla rete, sta diffondendo il virus del cambiamento e per noi comincia il lavoro per far conoscere idee che animano sempre più persone, anche a Venezia. Il contagio grillino percorre tutta Italia fino ad arrivare al primo V-Day, è il settembre 2007. A Venezia, con centinaia di persone, siamo presenti nel cuore di Mestre, Piazza Ferretto, una buona occasione per raccogliere firme. Il nostro meetup è impegnato a fianco delle associazioni e dei comitati cittadini nelle battaglie ambientaliste e per la salvaguardia della nostra città. Nel 2008 il consenso attorno a Beppe è sempre diffuso e sono migliaia i meetup nel paese che realizzano il secondo V-Day. Anche i veneziani sono di nuovo presenti e si ritrovano ad affollare i banchetti dove il nostro gruppo sta raccogliendo nuovamente le firme per 3 referendum abrogativi, un successo siglato da oltre 3.500 sottoscrizioni. La strada è ormai segnata e il 4 ottobre del 2009 nasce il Movimento 5 Stelle e nel 2010 presentiamo la prima lista per il Consiglio Comunale. Beppe viene a darci il suo supporto e alle elezioni riusciamo a far eleggere il consigliere comunale Marco Gavagnin e il consigliere di municipalità Lorenzo Bugliatti. L'attività in consiglio è impegnativa e dopo 2 anni a Gavagnin si avvicenda Gianluigi Placella, il nostro nuovo consigliere. L'azione del Meetup 5 Stelle di Venezia è continua. Sono centinaia infatti i banchetti realizzati e che realizziamo ogni settimana in tutto il territorio comunale. Con lo Tsunami Tour del 2013 a Venezia arriva la dimostrazione del buon lavoro svolto dal nostro gruppo. Il consenso per il Movimento a 5 Stelle si attesta al 27,6%, ben oltre la media nazionale. Appartiene al nostro meetup anche il portavoce alla Camera dei Deputati Marco Davilla. L'attività online è un'altra nostra caratteristica fondante. GrilliVenezia.org è un blog aperto alla consultazione di tutto il materiale informativo che ci riguarda, oltre a essere lo strumento che noi attivisti usiamo per conoscere, discutere, velocizzare e condividere ogni aspetto organizzativo del gruppo. Il nostro meetup conta più di 1.300 iscritti, più di 5.200 persone seguono la nostra pagina Facebook e quasi 13.000 sono le visualizzazioni realizzate dal nostro canale YouTube. La lista che presentiamo è l'espressione di un gruppo che ha saputo produrre oltre 150 tra mozioni, interrogazioni, emendamenti e denunce in consiglio comunale, riuscendo a coinvolgere sia la stampa locale che nazionale. E col tempo siamo arrivati a guadagnarci anche spazio sulle reti televisive. La lista del Movimento 5 Stelle di Venezia sostiene la candidatura di Davide Scano a sindaco della città e la realizzazione del nostro programma. Il nostro sarà un sindaco ambulante. Sì, ogni settimana non sarà solo a Venezia, ma anche a Mestre e in tutti i quartieri della città, a rotazione, per garantire la migliore gestione del comune e il maggiore controllo del territorio. Crediamo che il futuro di Marghera passi attraverso la bonifica e il recupero dell'area industriale. Tutto il nostro programma è fondato sui principi di trasparenza del Movimento 5 Stelle. Completa rendicontazione di ogni singolo euro pubblico. Stop a lobby e clientele. Siamo favorevoli al recupero dei vecchi edifici e a bloccare il consumo di nuovo suolo agricolo. Per Venezia puntiamo al ritorno dei residenti e a porre seri limiti alla pressione turistica che sta soffocando l'isola. Vogliamo rilanciare la manutenzione ordinaria della città togliendo risorse al finanziamento di inutili grandi opere. Eccoci, quasi tutti. Siamo gli attivisti della lista del Movimento 5 Stelle di Venezia. Il Movimento 5 Stelle di Venezia, siamo noi.